Se ridere non ti viene, se non ti senti più bene, balla insieme a noi. Se cerchi amore sincero o se ti senti straniero, balla insieme a noi. Se ridere non ti viene, se non ti senti più bene, balla insieme a noi. Se cerchi amore sincero o se ti senti straniero, balla insieme a noi. Se ridere non ti viene, se non ti senti più bene, balla insieme a noi. Se cerchi amore sincero o se ti senti straniero, dedichiamo al nostro gattino Buck, il nostro animale totemico, si chiama 430 foto. Thank you.
forte, il prossimo brano si chiama Provinciad ed è dedicato proprio al più forte, ovvero Fulvio Marcarini. Yeah.
Silenzio, perché chi di voi ci ha seguito fin dall'inizio di questo percorso sa che ormai è tradizione ogni volta raccontare una storia e leggerla da un libro diverso, ma stavolta non c'è nessun libro, perché questa storia è la nostra. È iniziato tutto quasi un anno fa, c'era un gattino carino, gattino insomma, gatto. Era un gattino con le macchie bianche e nere e sfortunatamente non si trovava più. E qui voi fate no. Allora la pagina Amici a quattro zampe ha chiamato i Funky Lemonade e ha detto: vi prego Funky Lemonade, abbiamo bisogno del vostro aiuto per ritrovare Buck. E allora noi abbiamo detto: dobbiamo per forza assolutamente scrivere una canzone su questa cosa. E guarda caso, il numero di foto che erano rimaste di quel gattino era proprio 430. Abbiamo iniziato a tappezzare Bergamo e provincia di locandine con scritto smarrito Buck. E le persone hanno iniziato a scriverci e dirci: sì, l'abbiamo visto, era là che giocava a carte. Oppure: l'abbiamo visto, era là che rincorreva i bambini mentre giocavano a nascondino. E tutti dicevano: trovatelo, vi prego, vogliamo sapere come sta. Per fortuna, grazie allo sforzo collettivo, Buck è stato ritrovato. E i suoi padroni, Nicola e Alice, erano felicissimi. Ma questa storia non finisce qui, perché dopo aver sentito la storia del gatto, da Limone sul Garda, provincia di Brescia, questo ce lo facciamo passare, uno studio di esperti del sorriso, ovvero Monadent Dental Studio, ha detto: ci piace quello che fate, vogliamo lavorare con voi per aiutare le persone a tornare a sorridere. Alla fine il nostro lavoro è uguale al vostro. Rendiamo i denti delle persone un po' più bianchi, così possono aprire un po' di più le bocche e sorridere. Così è nata la collaborazione con Monadent, che ci ha regalato un set di camici azzurri bellissimi e un bel po' di spazzolini che qualcuno di voi forse ha sulle maniche agli spazzolini. Diciamo che comunque un applauso a Monadent lo possiamo fare. Questa storia però va avanti, perché un giorno il CEO dei CEO, il luminare potremmo dire, una persona che ha tanto da insegnarci, ovvero Luca Capuozzo, non so se sei qui in sala, ciao Luca. Luca Capuozzo di Mente Fresca, agenzia di consulenza e team building, ha deciso di rinforzare le potenzialità dei Funky Lemonade. Ci siamo trovati in una palestra, abbiamo arrampicato assieme per fidarci l'uno dell'altro. C'è chi è arrivato più in cima, Nicola. C'è chi è arrivato un po' più in basso, Marco. Non si sa. Assieme i risultati si compensano, perché quello che conta è il lavoro di squadra. E Mente Fresca ci ha insegnato a stare bene. Facciamo un applauso anche a Mente Fresca. E tutto questo, tutte queste storie hanno un unico grande filo comune e portano qui oggi al Druso insieme a voi. Tutte queste storie parlano di risate, sorrisi, di gente che sta bene. E forse il capitolo conclusivo di questa grande storia la possiamo trovare qui oggi tutti assieme. Perché in una sala piena di persone, dopo quasi un'ora di concerti, qualcuno dal fondo inizia a ridere. E si inizia a sentire una risata, prima leggera, poi le risate diventano sempre più forti. Prima sono un po' timide, un po' tipo poi diventano un po' più pazze, tipo
che diventano sempre più forti, 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 finché a un certo punto una voce si fa lontana ed è un coro che dice, cos'è che dice? Una risata fa, no, ma cos'è che dice? Una frittata? Una frittata, no? Una risata fa, una giornata? No, non mi sembra. Una risata fa, è sempre più forte, non lo sento ancora. Cos'è che dice? Una risata fa, una risata fa. Una risata, una risata fa, una risata fa, una risata fa. Una risata fa, più forte. Una risata fa, mi sento. Una risata fa. Questa storia che vi ringrazio di aver fatto parte, forse non ho coniugato bene. Bene, a me è piaciuto. Va bene, grazie Marco. Mi serve qui sul palco, è un onore chiamare sul palco insieme a noi un esperto mondiale, possiamo dirlo, di yoga della risata, ed è qui con noi stasera il signor Pico della Mirandola. Un applauso. Buonasera. Buonasera, come stiamo? Tutto posso, bene. Posso darti del tu? Certo, certo. Niente, noi ti abbiamo chiamato qui perché tu hai saputo che noi volevamo far ridere. E tu sei un esperto del sorriso, in quanto sei un trainer conosciuto a livello internazionale di yoga della risata. Già. Vi vorrei intanto spiegare al nostro pubblico di che cosa si tratta. Allora, si tratta di una tecnica chiamata yoga della risata. E come funziona? Non c'è bisogno di un interlocutore, di un comico, no. Tutto parte da noi, parte da dentro di noi. E sono diverse tecniche che servono ad aprire diverse porte del nostro cervello, a stimolare dei, come dire, dei ormoni, cosiddetti ormoni della felicità, e ci fanno ridere, e ci fanno aprire queste porte. Ma dici che anche in una sala così tante persone si può provare? Certo, siamo e meglio è, perché quando ci sono anche i neuroni a specchio, quando siamo tutti insieme collegati, insieme connessi. Ma non è una di quelle cose un po' così da... No, da fricchettoni, no, ma no, più siamo e meglio è. Più siamo e meglio è, sì. Allora possiamo provarlo? Certo. Grazie. Allora, io ti lascerei la parola, scusami, e vediamo se riusciamo a fare questa seduta collettiva. Allora, per incominciare dobbiamo inspirare col naso tutti insieme, e poi quando inspiriamo l'aria dobbiamo trattenerla per 3 secondi, solo 3 secondi, e poi la buttiamo fuori. Allora, tutti insieme inspiriamo. 1, 2, 3. Un'altra volta. Insieme inspiriamo. 1, 2, 3. Un'ultima volta, tutti insieme. Inspiriamo. 1, 2, 3. Bene, sento già qualche ghigno.
sogno, molto bene. Allora, adesso, dopo che avremo ispirato e poi trattenuto e poi espirato, dovremo fare un sottile suono, come viene, come viene. Allora, tutti insieme, inspiriamo. Uno, due, tre. Ah, molto bene. Adesso lasciamoci proprio andare dal flusso. Allora, inspiriamo. Uno, due, tre. Ah, molto bene. Già vedo dei bei sorrisi. Molto bene. Adesso facciamo un suono più forte possibile. Allora, inspiriamo. Adesso quando espiriamo facciamo un suono brutto, un suono rozzo, grottesco. Più brutto è meglio. Allora, insieme, inspiriamo. Percepire tutta la nostra faccia, sentirla, funziona molto bene. Allora, dobbiamo sentire tutti i muscoletti della nostra faccia e stropicciamo il naso, facciamo anche gli occhi così. Bene, è una ginnastica questa qua. Tu non lo stai facendo, perché? Fallo, perché? Oh, bravo. No, strecciamo, molto bene. Quando sentite la faccia rilassata? Hai sentito rilassata? Molto bene. Ok. Adesso andiamo nel fulcro dell'esercizio, del viaggio. Ci avviciniamo a tirar fuori proprio dalla pancia la nostra risata. Deve emergere piano piano. Quindi ricominciamo con la nostra respirazione. Allora, inspiriamo. Uno, due, tre. Ah, molto bene. Adesso, allora, un trucco per sorridere. Allora, dovete strizzare gli occhi e poi tirare le punte della bocca così. Bravi, molto bene. Adesso così, con la faccia così, dobbiamo inspirare, ok? E poi buttiamo fuori la prima risata che ci viene. molto bene. Adesso ancora. Inspiriamo, sempre con la faccia così. Inspiriamo. Uno, due e tre. Bene, adesso proviamo a ridere proprio con le diverse vocali che abbiamo. Quindi adesso con la A, proprio. Quindi ah. Ok. Allora, inspiriamo. Uno, due, tre. E adesso con la E. Allora, inspiriamo. Uno, due, tre. Molto bene. Adesso con la O. Inspiriamo. Uno, due, tre. Bravi. Ora con la I. Inspiriamo. Molto bene. Ora con la U. Inspiriamo. Bene, e adesso quando buttiamo fuori l'aria ridiamo a crepapelle. Come ci esce va bene, come esce. Non c'è una risata giusta o sbagliata, l'importante è ridere. Allora, inspiriamo. Ha ha ha!
mi raccomando, quindi concentriamoci, inspiriamo. Molto bene, molto bene, molto bene. Grazie Bingo. Adesso, per concludere il nostro viaggio e per ritornare un po' in noi stessi, in questo luogo, in questo momento, chiudiamo gli occhi tutti insieme. Chiudiamo gli occhi, chiudiamo gli occhi, chiudiamo gli occhi, chiudiamo gli occhi. Molto bene. E adesso inspiriamo. Ci vediamo alla prossima. E ricordatevi, se volete fare questo esperimento, funziona. È tutto vero. Questo brano si chiama Gruviera. Thank you.
il re dell'isola, Fulvio Marcarini. Che dire? Adesso no, veramente finito questo è un gioco. È un brano molto importante. Andiamo di trattarlo con cura. Si chiama Fragile. Sei la luce di Fenice, ma il sole è ancora lo stesso. Forse siamo noi che siamo cambiati crescendo. Se ti guardo negli occhi è perché vedo che soffri. Io vorrei, vorrei dirti che siamo tutti fragili. Nessuno, basterebbe presentare questi brutti ceffi.
macchina del tempo. Il batterista più figo di Verdello, Nicola Roger Regolesi. Alla mia sinistra, là in fondo, agli ogli di motore, ai suoni meme e alle tastiere bianche e nere, Marco Ravello Ravelli. Alla mia destra, colui che governa sui territori compresi tra Adda e Brembo, andate a cercare Isola Bergamasco su Wikipedia, il re dell'isola Fulvio Margarini. Appena fatto piangere, alla voce, alla chitarra, ai testi, ai bellissimi video che trovate su YouTube, Francesco Spinelli Spinozzo. Mi ero dimenticato di Nico Breda, il nostro mental coach di dalla yoga della risata. Un applauso, grazie Nico. Il mio compare di viaggio, l'uomo dal sorriso, un sorriso sulla nuca o la fronte? È la nuca, giusto? Prova a girarti. Nuca. Al basso, Nuca Coluccia. Alla mia destra, l'altro uomo con il sorriso sulla nuca, che però si chiama Matteo. Matteo Coluccia, hai detto Nuca Coluccia. Alla chitarra, ai complotti, al parlare, alla qualsiasi cosa. Se volete facciamo un altro ritornello, se avete imparato come si fa. Ci siamo? Sulla testa ho delle nuvole scure,
baci mi confidano paure. Sento il tuo richiamo, respiro insieme al mare, guardo in aria. Un po' di sale e tequila, cinque limoni.